Nel Vangelo di oggi, che presenta la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, colpisce un particolare. Il Signore chiama per nome il povero, mentre il ricco rimane anonimo. Solo si dice di lui che conduce una vita esageratamente opulenta, che è appunto un Epulone. Questo particolare basta per avvisarci da che parte si schiera il Signore. E tuttavia, come già appariva la settimana scorsa, ciò che è degno di biasimo non è tanto la ricchezza in sé del ricco possidente, ma la sua indifferenza nei confronti di Lazzaro, che con la sua sola presenza lo dovrebbe interpellare. Nel povero siamo invitati a scoprire una presenza speciale di Cristo sofferente. In Lazzaro, povero di tutti i tempi, vive Cristo. Questa verità dovrebbe farci riflettere. La grande crisi economica in cui ci siamo trovati, in cui ci troviamo ancora a vivere, è stata causata dalla nostra poca apertura nei confronti dei più bisognosi e dalla nostra scarsa generosità. C'era un ricco che vestiva di porpora e tutti i giorni banchettava lautamente. Beato lui, diremmo noi. Storto, risponde Gesù, con una parabola, quella di un ricco ingordo alla cui porta bussava tutti i giorni un barbone di nome Lazzaro, senza però ottenere una briciola. È il primo quadretto della parabola. Il secondo mostra Lazzaro il ricco nell'aldilà, dove la situazione si capovolge. Il primo si trova in paradiso, il secondo all'inferno. Tra fiamme e tormenti, il ricco chiede ad Abramo di inviare Lazzaro a portargli almeno una goccia d'acqua, ma tra dannati e salvati c'è un muro invalicabile. Non persuaso della risposta di Abramo, il ricco torna alla carica e lo supplica di mandare Lazzaro sulla terra perché convinca i fratelli a cambiare vita. La risposta spegne ogni speranza. Se non ascoltano Mosè e i profeti, neppure se un morto risuscitasse, si farebbero persuadere. Non ci capita una volta sola di stare a pensare al nostro futuro come a un tempo in cui ci si appianeranno tutte le cose, in cui tutto lo storto che c'è si raddrizzerà, tutte le ingiustizie saranno riparate, tutte le cattiverie punite e le bontà premiate. Si girerà la fortuna, dice il poveraccio al riccone che ostenta superiorità e disprezzo. Non è giusto che nel mondo ci sia chi vive nell'abbondanza e chi muore di fame. Ci sarà un ristabilimento del progetto di Dio che gli uomini per cattiveria hanno stravolto. Non ci sarà più lo squilibrio del fatto che il 20% degli uomini controlli o abbia a sua completa disposizione l'80% dei beni della terra e ne faccia quello che vuole, condannando gli altri alla fame. L'aspirazione è giusta, ma non deve far crescere dentro l'animo del povero la voglia di vendetta e nell'uomo onesto la decisione di non far nulla in attesa del mondo di là. La parabola del ricco che muore di indigestione e di attacchi di colesterolo e del povero Lazzaro che muore di stenti la ricordiamo tutti. Hanno vissuto una vita molto diversa e oggi, nell'eternità, si trovano in posizioni ribaltate. È il povero Lazzaro che sta in alto, che ha raggiunto quella felicità a cui da sempre aspirava. E il riccone si trova nell'indigenza, raccoglie i frutti di fallimento che aveva continuamente seminato durante la vita. Sperava di cambiare prima o poi, ma alla fine la vita ha deciso per lui. Si è ritrovato con la sola compagnia dei suoi soldi, che di là proprio non servono, perché serve solo essersi abituati a confidare nelle braccia del Padre e quelle sicuramente le trovi sempre pronte a riceverti. Questo è il premio.
Non dobbiamo aspettarci nessuna rivendicazione, nessuna offerta di pan per focaccia, ma la certezza di essere amati da Dio. E questo colma ogni attesa e ogni sofferenza umana. Questo non è frutto di miracoli o di magie, di apparizioni di morti che vengono a convincerci dell'aldilà. Ci abitueremmo anche a quelli. Ce ne vorrebbe uno ogni giorno a dirci che stiamo sbagliando e non ci crederemmo. La parola di Dio invece è sempre tra di noi e fa crescere ogni giorno di più la speranza di poterlo godere nell'infinito che ci attende. Questa parabola non rappresenta l'esperienza dell'aldilà, ci vuole invece sottolineare la responsabilità del mondo presente. Siamo di fronte a una immagine antitetica, tipica del Vangelo di Luca. Da una parte un povero con un nome, Lazzaro, che significa in ebraico Dio ha misericordia di te. E dall'altra un ricco sfondato che mangiava, beveva, vestiva bene, senza nome, che ogni giorno banchettava avendo accanto alla sua porta il povero Lazzaro, ma non riuscendo a vedere in lui la presenza di Dio, senza interessarsi della sua storia. Questa immagine che si ripete oggi nelle nostre comunità, spesso anche con tante contraddizioni, dove i ricchi non si rendono conto del bisogno dei poveri, dove abbiamo nuove e vecchie povertà che ci interpellano e non possiamo essere sereni di fronte al mistero, allo scandalo di questa contraddizione, questa situazione si rovescia con la morte. La morte è come una livella. E dall'altra parte il racconto ci presenta la storia, l'epilogo, che vede Lazzaro nella consolazione delle braccia di Abramo e il ricco Epulone nel profondo inferno, bruciato dal fuoco. E qui allora l'insegnamento di Gesù, che attraverso il dialogo parabolico ci ricorda che noi dobbiamo essere attenti a questo tempo. Non possiamo pensare di recuperare un'esperienza perduta quando saremo nell'aldilà. Oggi è il tempo di guardare in faccia le povertà e di dare una risposta concreta di solidarietà a quanti abbiamo accanto a noi, perché un giorno i poveri non ci interpellino quando ormai è troppo tardi. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi nemmeno se uno risorgesse dai morti. È una sentenza piuttosto grave che il Signore oggi ci lascia in questo Vangelo, quasi a significare che è fondamentale l'ascolto dei padri, l'ascolto di chi o a nome del Signore o perché ha fatto esperienza di Dio è capace di dare questo annuncio di vita, di presenza di Dio nella nostra esistenza. E allora la domanda che ci possiamo porre, la risposta è in un certo qual modo contenuta anche in questa immagine che oggi vi mostriamo. Noi, la nostra generazione, i nostri ragazzi, le nostre famiglie, chi ascoltiamo oggi? Molti di noi sono letteralmente bombardati dagli strumenti multimediali e quindi ecco girare per le strade i nostri ragazzi con le loro cuffie, vedere l'attenzione che si pone quasi maniacale a seguire questi grandi concerti che vengono visti come eventi epocali a cui bisogna assolutamente partecipare, ma il contenuto di questi messaggi multimediali che vengono dall'industria discografica, dall'industria dello spettacolo, qual è? Spesso andiamo a scavare, andiamo a leggere, andiamo ad analizzare, c'è un vuoto che è totale sul tema dei grandi contenuti, ma anche dei piccoli contenuti. Sì, si parla genericamente di amore, di attenzione, di mondo, ma sono assolutamente testi che fanno acqua da tutte le parti. Ora qui non si tratta di autoconvincerci che è necessario ascoltare Mosè e i profeti, ma si tratta forse di porsi la domanda: chi è che ascoltiamo oggi? Chi di noi si confronta con un padre che ha qualcosa da dire e che dice delle cose che sono sensate? Chi di noi ha un padre spirituale
Chi di noi si mette davanti ad un Vangelo e dal Vangelo si lascia guidare come se nel Vangelo fosse contenuto tutto ciò che i Mosè e i profeti ci hanno voluto lasciare? Ecco allora una bella domanda che ci pone questa domenica. Chi ascoltiamo?